Primo giorno della Coppa Davis qui sul lungomare, in via Caracciolo, su questa specialissima location costruita per l'occasione. È stato detto già molto su questo impianto e tutte le attese bisogna dire che sono state soddisfatte. Al match assistono anche alcuni giocatori del Napoli che hanno voluto essere presenti in tribuna. Ma diciamo che c'è Vargas sicuramente di Ferracile, ma siamo io e Cannavaro, quindi siamo in superiorità. Però a parte tutto una bella manifestazione che si è organizzata qui a Napoli, quindi da sportivi fa piacere partecipare a questo evento. E grande entusiasmo c'è soprattutto fra il pubblico, sugli spalti e nel villaggio, con molti giovani ed appassionati che conoscono tutto dell'evento. Penso sia bellissimo e non vedo l'ora di andare a vedere Seppi e dopo Fognini, speriamo di vincere oggi, sicuramente. No, è stato organizzato tutto molto bene e oggi vedremo subito due partite due tennisti più importanti italiani, ossia Fognini e Seppi. E niente, ci auguriamo che l'Italia possa vincere contro il Cile, che possiamo rimanere nell'alta categoria. Dopo qualche ora incerta, il cielo è rimasto grigio ma senza pioggia, quindi condizioni ottime per giocare e primo punto per l'Italia conquistato da Seppi in meno di due ore. Al momento di andare in onda, invece, è ricominciata la pioggia ed il secondo incontro quindi non è stato ancora disputato.